All'interno dell'ex Filanda, nel centro storico di Fano, è stato presentato questa mattina l'esito delle antiche tracce del teatro romano. Con queste ricerche si è arrivati fino ad una vera e propria pianta dell'imponente Tempio della Fortuna, i cui resti si conservano sotto il complesso di Sant'Agostino e che in qualche modo si collegava con il teatro stesso. Ad annunciarlo è la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Questa indagine, ha detto la soprintendente Marta Mazza, è stata decisa e concentrata con lo scopo di conoscere e documentare l'importante monumento per spettacoli di età romana e approfondire anche le conoscenze sulla storia monumentale e urbanistica della città in quel tempo. Non si tratta di una campagna archeologica qualunque, ha aggiunto, ma di una ricerca connessa alla progettazione stessa. Soddisfatto invece il sindaco Seri, che ritiene questo progetto uno dei più importanti e strategici a matrice culturale dell'amministrazione. C'è la conferma di un grande tempio di dimensioni grandi, che nella nostra regione non ce ne sono di riferimento di queste dimensioni, quindi la dimostrazione del ruolo che la Fanum Fortuna svolgeva nel periodo romano. Detto questo, il nostro obiettivo è quello della valorizzazione, ovviamente questo è un passo propedeutico a quello che sarà in futuro, cioè quello di rendere visitabili questi scavi anche a cominciare da questa estate, quindi ci stiamo adoperando in questo senso, ma soprattutto lavorando anche su quello che dovrà essere la riqualificazione di questo stabile, che si tratta di un caso di archeologia industriale che si abbina con l'archeologia romana. Quando i comuni alienavano i beni, aggiunto poi il primo cittadino, noi siamo andati in controtendenza acquistando questa struttura unica, elencati anche i prossimi interventi. Stiamo andando avanti con la staticità, l'analisi di staticità di tutta la struttura e stiamo lavorando con le migliori competenze a livello nazionale per arrivare al Consip, per poi fare un concorso di idee internazionale, come abbiamo fatto già per il parco e per il waterfront, per poi arrivare alla realizzazione di questa riqualificazione di questo grande contenitore culturale che sarà di grande attrazione.